Buonasera. Ancora atti vandalici in città. L'altra notte in Viale Udine, di fronte alla scuola materna Sant'Agostino, è stato incendiato un cassonetto dell'Unione Italiana Cechi. Nel contenitore, che serve a raccogliere indumenti usati da donare ai non vedenti, è stato inserito liquido infiammabile. Indagano le forze dell'ordine. Comunicate le statistiche dei servizi sociali per il mese di ottobre. Le richieste pervenute agli sportelli di Via Rocca sono state 879, in leggero aumento rispetto alle 811 di settembre. Gli utenti sono stati 874, di cui 532 italiani e 342 stranieri. Sempre gli stessi i temi più caldi, problemi economici, casa e lavoro. Sostanzialmente stabile la suddivisione delle richieste nelle quattro settimane del mese. Festeggiato in anticipo rispetto alla ricorrenza del 4 novembre, le forze armate. Ieri mattina, dopo la messa in San Giorgio e la posa delle corone ai caduti, il corteo si è spostato in piazza Garibaldi, insieme alla banda La Beneficenza e al sindaco Claudio Pistoni. Il primo cittadino, nel suo discorso, ha ricordato in particolare gli eroi della Prima Guerra Mondiale. Pistoni ha anche lodato l'impegno dell'Europa nel far sì che oggi certi conflitti mondiali non si ripetano. Nuovo lavoro per il cantautore sassolese Alberto Bertoni. Ascoltiamo le sue parole. Alberto, una terza fatica che. È segue a buona distanza altri due album che avevi, in, eh, che avevi inciso, che avevi distribuito una terza fatica che racchiude nove brani, parlarcene un po' dai Allora, è una nuova fatica che è stata una fatica vera perché era tanto che l'avevo nel cassetto e pian pianino mi sono messo lì e tra interruzioni e, e, e o meno sono riuscito ad andare avanti alla fine è uscito questo lavoro eh, che a me soddisfa molto. Eh, si intitola Il cielo leggero. Stranamente eh, l'idea è nata proprio da questa canzone, Il cielo leggero, che nell'album non c'è. Non c'è perché non è venuta come io credevo, però è stata trainante per poi mettere tutte le altre che ci sono. Tu sei un collaboratore anche di testi, hai collaborato con diversi cantanti e sei soprattutto un sassolese. C'è qualcosa di sassolese dentro, qualcosa in dialetto? Assolutamente sì. L'ultimo brano del CD si intitola La Vetta, è una canzone che io avevo presentato al Festival Nazionale Dialettale di Ospedaletti a Sanremo in rappresentanza dell'Emilia Romagna e l'ho messa volentieri anche per fare un omaggio al mio amico Eliseo Baroni eh, che questa canzone proprio me la chiedeva sempre, gli piaceva allora avevo una registrazione dal vivo e gliel'ho dedicata, sì c'è un modo nuovo di vendere i dischi adesso e eh, probabilmente è quello del presente e del futuro. Non si vendono più quasi direttamente, quindi questa canzone sarà probabilmente distribuita esclusivamente online. E sicuramente sì, adesso io ho dei contatti per la distribuzione con delle case di Milano, eh, però naturalmente verrà fatto online perché il mercato discografico negli ultimi anni è cambiato, c'è internet, c'è YouTube, eh, quindi le case discografiche una ha inglobato l'altra, hanno ridotto il personale, è tutto un sistema, anche quello che è cambiato. Eh, quindi mh, oggi i dischi si trovano, i CD si trovano o su internet o, o nei grandi store, nei magazzini, il negozio piccolino dei dischi ormai è scomparso. Però qualcosa eh, di concreto, di palpabile è stato stampato e probabilmente c'è anche alle viste un evento nel quale eh, ci sarà una serata e probabilmente anche la vendita di questi CD. Certo, adesso stiamo organizzando una serata proprio per presentare questo CD che, come hai detto tu, esiste anche materialmente. E per vedere di cominciare a farlo sentire. È un disco eh, un po' anomalo per quel che mi riguarda perché ho cercato di fare le cose in maniera diversa, con arrangiamenti diversi di cui mi sono occupato io e anche con strumentazioni diverse. È un disco, un CD che parla di assenze e di presenze sia a livello... E proprio fisico che, che è astratto, poi naturalmente ognuno la canzone quando l'ascolta la fa sua in base all'emozione che eventualmente gli può dare. Passiamo allo sport. Il Sassuolo porta a casa un punto dalla sfida esterna contro il Chievo Verona. Buona nel complesso la gara dei Nero Verdi che non trovano la via del gol contro un Chievo Guardingo. La migliore occasione arriva nel secondo tempo quando Antei colpisce di testa ma Floccari non arriva di un soffio all'appuntamento con il gol. Prossimo impegno degli uomini di Di Francesco sabato alle 18 al Mapei Stadium contro l'Atalanta. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.